a due mondi che si incontrano. Oggi siamo nella Contrada dell'Uva con il nostro ospite Pierluigi Olla che ci illustrerà le sue opere. Qui questa Madonna che fece diversi anni fa, mi ricordo di un ragazzo da Luca che era molto molto giovane evidentemente. E la mia composizione qui si parte da una, diciamo, una divaricazione di due linee soprattutto, la linea del babbo, della mamma e la linea del bambino. E poi ho voluto costruirci una specie di tabernacolo in un modo fuori dal normale, fuori dal solito tettoia di tegole, cercando di fare questa specie di drappo che dà anche un senso di maggiore nobiltà, direi, all'immagine stessa. Un drappo naturalmente che è strettamente collegato con la Contrada della Lupa, infatti il drappo è bianco, presenta sul fondo gli stemmi delle due compagnie militari che erano all'origine della Contrada della Lupa e sopra in la parte in alto si vedono apparire le fiamme che sono un po' tipiche della bandiera della Contrada. I colori che ho usato sono sempre argille, argille di colori diversi, argilla gialla per quello che riguarda la veste del bambino e argilla rossa per la veste della Madonna, creando questa bicromia abbastanza soft, non violenta, ecco, non mi piace le sculture troppo colorate, deve essere un tono abbastanza fuso. Basso c'è un piatto, classico, un piatto con un grappolo d'uva e il pane, solamente due simboli eucaristici che sono esemplificati appunto a queste due materie. Sotto la vaschetta che contiene poi fiori, in questo caso sono fiori bianchi e aranci, normalmente neri non vengono bene, fiori neri, e c'è naturalmente sbalzata a rilievo la lupa con i gemelli. Quindi niente di particolare, interessante forse è il sistema con cui ho fermato la parte alta, come se il drappo attraversasse quella barra d'ottone su Come diventare una tenda. che come diventare una specie di tenda. Io voglio dare questa sensazione tattile, proprio quasi realistica di questa tenda. Poi questi due chiodi fissati a parete, due chiodi anche lì di ottone, che poi naturalmente col tempo diventano neri, e mi piaceva così, insomma, che fosse, che facessero pensare più che altro al ferro, però senza l'ossidazione del ferro che crea dei problemi piuttosto antipatici perché quelle scolature sono molto brutte. È una cosa abbastanza semplice, questa scena di affettuosità tra la madre e il bambino. Cercato di, ecco, una madre che non è la solita Madonnina col velo, ormai non le faccio più da un pezzo. Io ho fatto una Madonna che fosse una ragazza di oggi con il proprio bambino, insomma, ho cercato di aggiornarla se vogliamo, che sicuramente per i tempi che erano, lei era una ragazzetta normale come tutte le altre del posto, chiaramente dotata di particolari carismi, tutto quello che si vuole, però era evidentemente una ragazzetta del popolo. E adesso, dopo averci descritto quest'opera, dove ci porterà? Andiamo a vedere a Calarezia, che è il bronzo qui sulla cancellata della Società della Lupa. L'idea di questa figura di a Calarezia al posto del classico simbolo di contrada nacque un po' tra me e un mio caro amico, un certo architetto Bocci Michelangelo. Io avevo l'idea di sostituire, invece di fare la solita lupa, che un po' in tutte le parti si vede, una figura che è l'alter ego della lupa stessa, che è la Calarezia. La Calarezia è quella donna, la moglie di Fausto il pastore, che prende i gemelli e li alleva lei dalle foglie della lupa, quindi è lei stessa la lupa. Queste volte queste due tant'è vero poi, siccome era anche una prostituta, diventa appunto termine lupa, lupanare e tutto il resto, ecco, si legano a questo. Questo è il lavoro appunto che nacque con questa intenzione di fare questa, e poi anche e soprattutto per una ragione molto semplice, siamo nella zona della società di Contrada, non della sede ufficiale della Contrada, quindi dove si fanno le cene, si gioca,
si balla in qualche periodo dell'anno. Insomma, c'è il posto dove ci si diverte praticamente, e soprattutto dove anche le mamme vengono con i bambini. Quindi ci voleva qualcosa che fosse più umano. Non è un posto sacro, diciamo. È un po' meno sacro anche, sì. Cioè una cosa un po' più. Tanto che ho fatto figura di anche Valencia con il stile di pelliccia, anche quello un simbolo tipico delle prostitute oltretutto, della lupa, proprio, il pelame della lupa, e con i due gemelli, Segno e Aschio in questo caso, no, questo è Remo e Romolo, no, Segno e Aschio e sulla lupa di Siena, del sigillo della città. E questo invece ancora è lo stemma proprio di Roma, praticamente. Sarebbe, diciamo, riferimento allo stemma di Roma, allo stemma, non si potrebbe chiamare neanche stemma, deve chiamare simbolo semplicemente. E mi piaceva fare questo inserimento qui dentro attraverso questa cancellata che ha presentato un altro architetto, e ci si mise d'accordo un po' come impostare tutto quanto il lavoro, e allora ci inserì questa figura di madre con i bambini poggiarsi su questo muretto in modo da dare maggiore spessore anche ai bambini stessi, perché sennò se me li metto al basso spariscono, perdevano il senso. E più questa figura di Acca Larezia con questi lunghi capelli, è un basso rilievo, tra l'altro ha double face. La chiesa è molto bella dentro, è ricchissima di pittura, pittura del 600, la miglior pittura, da Rufino Manetti a Bernardino Meis, ci sono tutti qui dentro. I maggiori più c'è, Rufino Manetti c'ha nel salone là, tutto affrescato da lui e da Rustichino anche. Lui giovanissimo aveva proprio 20 anni, quindi questi ragazzi giovani allora, poi infatti poi, tutti quanti vogliono piuttosto presto 45, 50 anni, 60 quando cominciavano a essere vecchi, ed è veramente affascinante questo mondo divertito. E poi io mi sono messo a osservare ad esempio un'altra cosa, i giornali di lavoro. Nella fresca si vedono bene, no? Perché ogni pezzo di intonaco corrisponde a una giornata di lavoro, perché va fatto ad affresco, quindi su calce fresca. Non si può toccarlo il giorno dopo, o se li tocca a tempo, o se no bisogna lasciarlo così, smontarlo. E si vedono dei pezzi di pittura molto grandi, in una giornata riuscivano a fare un grosso lavoro. È impressionante vedere come lavora, che si vede con la luce radente, si riesce a vedere benissimo i contorni delle giornate di lavoro. È affascinante, che però mi dà il senso proprio vicino mi sento vicino all'artista che l'ha fatta, mi sento più vicino proprio in queste cose, come quando si è fatto gli scavi anche nella civetta, nella chioccia. Per esempio nella chioccia si è trovato materiale di un laboratorio di ceramica, perché c'era stato fatto lì accanto, dove c'era lavorato, anzi c'era prima che costruissero la chiesa, tant'è vero, abbiamo trovato i documenti, e c'era un ceramista che lavorava lì, eccetera, eccetera. E poi quando la chiesa fu costruita, il materiale fu buttato, gli ottami soprattutto, erano stati buttati in pozzi di butto. E lì trovare ad esempio oggetti venuti male in cottura, perché vedere roba che si era fusa addirittura, perché non è come oggi abbiamo i regolatori di temperatura, allora andavano a occhio, insomma, se andava una fascina di troppo nella fornace ci stava che arrivasse la fusione addirittura. Ed è bellissimo invece vedere poi, ad esempio, non so, delle prove fatte così, oppure il bambino che gioca con la rete e lascia sul pezzo di rete l'impronta delle mani. È una cosa che mi commuove, no? Quando sono a contatto con questo mondo. Addirittura ci trovai anche in questo posto della chiocciola una ciotolina con dentro gusci di chiocciole, perché anche il nome della chiocciola dipende anche da quest'uso, presumibilmente tra le altre cose, perché sono tante le cose che portano poi a questi nomi, insomma, delle contrarie. E può darsi ci contribuisse anche quello, insomma, non è da escludere. Eppure addirittura un ciotolino, anche quello mi commosse perché c'era ancora incrostazione di colore sul bordo, e siccome, ripeto, mia moglie fa ceramica, quindi era verde ramina, e quindi mi dava veramente
un fascino particolare, mi ricollegava a quegli operai, a quei pittori, a quei decoratori che lavoravano in quella faglia. La Civetta era famiglia nobiliare di Ligurgeri, quindi questo pozzo di Butto riguardava una famiglia ben diversa. C'erano costate di bue buttate via perché probabilmente non andate male. La chioccia non c'erano, ossicini di pollo, qualche coniglio, frammenti di questo genere, piccole parti e basta. Mentre la famiglia degli Ugugeri potevano sprecare con tanti piatti con lo stemma degli Ugugeri sul fondo del cavetto, o addirittura una serie, anche doveva esserci una cosa molto bella, c'era una serie di piatti del maestro di Castel Durante, di cui abbiamo trovato un pezzo. Altri piatti sono conservati a Palazzo Chigi Saracini. Probabilmente furono comprati dai Saracini, dagli Ugugeri, questi che c'erano ancora questi pezzi, tant'è vero fanno parte della stessa mano, della stessa pittura, bellissimi tra l'altro, di qualità altissima. È un frammentato, l'abbiamo ricomposto, manca soltanto il concetto in basso, una qualità altissima veramente, non ho mai trovato ceramiche raffinate in quel modo, perché poi si vede con la testina alta più o meno 1,5 cm del Cristo, c'era un Cristo risorto, ha fatto addirittura il bianco degli occhi, insomma. Per dire come arrivava nei minimi dettagli con una tecnica che a me sfugge, perché oggi con la ceramica si va sì abbastanza, però non a quel livello di perfezione del dettaglio, questa è roba da terzo fuoco di solito si detta, invece da primo fuoco no, non è impensabile, quindi devo usare dei sistemi particolari per poterci poi dipingere fino a quella finezza, perché non me lo spiego in un altro modo. Ringraziamo il nostro ospite e vi diamo appuntamento con la parte universitaria. Ci troviamo nel presidio del San Niccolò, dove scopriremo per Bright Night 2021 alcuni stand che ne partecipano. Venite con noi per scoprirli. Buonasera, siamo qui con Rosalba Nodari e Cecilia Valentini, la sede di Arezzo, che ci illustreranno il loro progetto Le Voci Rinate. Rosalba, Cecilia, illustrateci il vostro progetto. Allora, il nostro progetto è un progetto di ampia portata che mira al recupero, la gestione e la valorizzazione degli archivi orali. Cosa intendiamo con archivi orali? Qualsiasi testimonianza legata alla voce che è presente soprattutto su vecchi supporti, bobine, cassette, materiale molto eterogeneo ma anche molto fragile. E quello che noi facciamo in collaborazione appunto con l'Università di Siena è prima di tutto provare a censire, recuperare, quindi anche occuparci di tutte le fasi relative al restauro, insomma, e alla digitalizzazione, per poi infine studiare e anche restituire alla cittadinanza questi archivi, che sono ovviamente di vario tipo. Al momento stiamo lavorando su diversi archivi, sia di stampo più etnomusicologico che di stampo più linguistico e relativi alla storia orale, in collaborazione anche grazie al finanziamento del Museo del Casentino, Unicop, Clarin, che è l'infrastruttura europea per le tecnologie relative alle lingue, e la Regione Toscana. Per esempio, la dottoressa Valentini si occupa nello specifico dell'archivio di Caterina Bueno. Sì, che proprio in questi mesi sta terminando questo progetto finanziato dalla Regione Toscana, appunto in collaborazione con gli altri partner che ha elencato prima la dottoressa Nodari, e appunto si è occupato di questo archivio che è di estrema complessità perché appunto contiene numerosissimi supporti che vanno dagli anni 60 fino
insomma, che coprono diversi decenni e che quindi hanno avuto anche bisogno di una fase di restauro e di digitalizzazione mirate. E in seguito, appunto, stiamo procedendo alla pubblicazione su una piattaforma dedicata che sarà all'avanguardia sia dal punto di vista, appunto, informatico del trattamento dei dati e anche dal punto di vista archivistico, perché appunto saranno descritti secondo, appunto, i maggiori standard di descrizione. In questo modo gli archivi sono consultabili perché appunto sappiamo che cosa c'è dentro e quindi possiamo andare a cercare le informazioni, appunto scoprire tanti tesori, insomma, che sono nascosti al loro interno. E gli altri archivi di cui ci occupiamo, appunto, con gli altri progetti sono due archivi raccolti dalla storica Anna Maria Bruzzone, che riguardano uno gli ex internati nel manicomio di Arezzo, appunto dell'ex ospedale psichiatrico, e queste voci sono appunto state raccolte nella prima apertura del manicomio. E poi i nastri sono stati donati in seguito all'università dall'erede della studiosa. E così anche le voci di deportate politiche nel campo di sterminio nazista di Ravensbrück, che appunto sono state intervistate dalla stessa storica Bruzzone e adesso appunto sono state raccolte nell'archivio, sono state analizzate e quindi ascoltabili e fruibili. Sì, giusto, appunto, volevo aggiungere due cose. Per quanto riguarda questi ultimi due archivi, ci stiamo proprio occupando di renderli disponibili all'interno di infrastrutture europee, di modo che non siano soltanto consultabili in sede, come al momento è per alcune parti di questi archivi, ma che siano accessibili online da ricercatori e ricercatrici interessati, appunto, a vario titolo a questo materiale. E da ultimo, invece, un'altra parte del nostro lavoro è invece studiare un archivio che è già presente, è già stato raccolto, che è quello contenuto nella Banca della Memoria dell'Ecomuseo del Casentino. In questo caso è un archivio anche video, che è relativo principalmente al patrimonio immateriale, appunto, del Casentino, e il nostro compito è quello di individuare dei filoni, per esempio legati all'ottava rima, agli antichi mestieri, provare a studiarli e renderli anche disponibili per percorsi didattici per le scuole secondarie. Ringraziamo Rosalbano Dari e Cecilia Valentini. Oggi con noi abbiamo il professor Tiziano Bonini, che nell'evento Bright Night 2021 curerà lo stand di Digital Storytelling. Professore, di cosa tratterà il suo stand e cosa parlerete quest'oggi? Noi oggi testeremo per la prima volta, insieme alle persone che si siederanno nel nostro stand, testeremo questa piattaforma di digital storytelling che stiamo producendo per l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Abbiamo come università, come dipartimento DISPOC, questo assegno di ricerca di 2 anni per sviluppare insieme all'archivio un sito web, ma che dietro abbia delle caratteristiche di piattaforma, quindi di creazione di profili personali che possono accedere dando loro la possibilità di accedere e fare determinate azioni a seconda del tipo di profilo che hanno su questa piattaforma, per accedere a questo archivio di diari privati la Fondazione Archivi Diari Nazionali di Pieve Santo Stefano ormai dal 1984 sta raccogliendo. Due parole su che cos'è l'archivio di Pieve Santo Stefano. È l'unico in Italia a raccogliere i diari, le testimonianze private di persone comuni. Dal 1984 questo archivio, che sta a Pieve Santo Stefano, ha un premio che si chiama il Premio Pieve Santo Stefano, che raccoglie testimonianze private, ne ha raccolte ormai circa 9.000. Perché è importante un archivio di diari di persone comuni? Perché attraverso i diari di persone comuni che attraversano ormai, che vanno dal 700 fino ai giorni d'oggi,
no, si intravede in controluce, possiamo, attraverso la storia delle vite private degli italiani, chiaramente cos'è che scorre in sottofondo? Scorre la storia. Ci sono testimonianze private della Prima Guerra Mondiale, di persone che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i grandi traumi o eventi della storia sono passati attraverso la penna di persone comuni che le hanno vissute e che le hanno raccontate in prima persona. Il loro obiettivo non era quello di fare gli storici, ma era quello di raccontare la loro vita. Ma attraverso lo studio della loro vita riusciamo anche a studiare la storia e la letteratura del paese. Quindi ormai è diventato un archivio molto importante per storici, studiosi di letteratura, studiosi delle migrazioni, studiosi dei movimenti sociali, studiosi della storia politica del paese, che hanno nelle fonti orali ormai, ma anche nelle fonti scritte private, delle importanti fonti di studio, solo che questo archivio finora non era stato digitalizzato, ma non era accessibile al pubblico, ai lettori comuni. Era soltanto accessibile ai ricercatori che si devono recare a Pieve Santo Stefano per poter accedere alla lettura di questi diari. L'idea di questa piattaforma è quindi quella di permettere ai lettori comuni, curiosi, insegnanti, studenti, chiunque, di poter leggere da casa alcuni estratti di questi diari. Avete presente, l'idea è quella di una specie di Netflix del digital storytelling, dei diari privati, o una forma di, no, Rai Play dei diari, per cui il lettore può scorrere fra la selezione che abbiamo prescelto per questa prima fase di digitalizzazione, selezione di diari, e può scegliere dalle copertine di questi diari la storia che preferisce leggere, dal diario del mese, o proponiamo dei percorsi di diari, ad esempio tutti sul 25 aprile, o diari sulla Via Emilia, diari, perché i diari poi raccontano. Nelle vite private delle persone, no, succedono tante cose che accadono, che possono essere anche geolocalizzate nel paese. Quindi abbiamo creato dei percorsi, e come se fossero delle playlist o delle serie TV, per cui degli episodi, tutti intorno a un tema, e le persone possono navigare questa piattaforma e selezionare questi diari, testare questa prima versione, questa versione alfa di questa piattaforma di storytelling digitale, perché raccoglie narrazioni in formato digitale e non permette soltanto di leggere questi diari, ma permette anche ad insegnanti e studenti di scaricare un apparato extratestuale, quindi approfondire questi diari attraverso alcuni esercizi pensati insieme agli insegnanti, attraverso alcuni focus group che abbiamo fatto con il nostro assegno di ricerca, per permettere di usare questi diari anche come materiale didattico, per studiare la storia, ad esempio, attraverso la lettura di questi diari, facendo degli esercizi su questi testi. E qui per Bright, per la prima volta, siccome abbiamo appena sviluppato, diciamo, la prima parte, la versione veramente primaria di questa piattaforma, testeremo insieme alle persone che arriveranno oggi da noi questa prima versione, per capire cosa funziona, cosa non funziona, le funzionalità che mancano, come migliorare questa piattaforma per poi andare online definitivamente, quindi rendere pubblica questa piattaforma l'anno prossimo, quando il nostro assegno di ricerca andrà a terminare. Ringraziamo il professor Tiziano Bonini. Ringraziamo tutti i ricercatori che sono intervenuti in questa puntata di Due mondi che si incontrano. Arrivederci alla prossima puntata.